Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Oggi è mercoledì 12 settembre 2011 in tante regioni italiane e questa mattina è suonata la campanella, capito cari amici? E noi facciamo il video intitolato Omosessuali, famiglia Hollande. Vedete, vi mostro il quotidiano torinese La Stampa. C'è un'intera paginata dedicata all'evento, Hollande mantiene la promessa, la parola, sì all'adozione anche per i gay. Stessi diritti e doveri degli etero nel progetto di legge sulle nozze omosessuali. Cioè, gli omosessuali adesso ottengono in Francia, in terra di Francia, gli stessi diritti e doveri degli eterosessuali, d'accordo? Cioè si faranno le nozze omosessuali, vabbè, e comunque la coppia omosessuale potrà pure adottare i bambini, Io non voglio ritornare sul tema dell'adozione dei bambini da parte degli etero, no, da parte degli omo, perché ne ho già parlato in tanti video, non ricordo i titoli, ma nei miei oltre 3.000 video ci sono già dei video abbastanza antichi e dove parlo della questione dell'adozione dei bambini da parte delle coppie omosessuali. D'accordo, cari amici? Che a me pare la cosa più ovvia di questo mondo. Io lo so che qua i cosi, come si chiamano, quelli che c'hanno un credo forte, vedranno raddrizzarsi i capelli, dice, ma... Io dico soltanto una cosa, che gli omosessuali non è che sono cascati giù dal cielo, sono sempre esciti dalle coppie eterosessuali. Nessuno mai si pone questo semplicissimo problema, che gli omosessuali non cadono giù dal cielo e nemmeno vengono su dalla terra. No, escono dalle famiglie normali, da quelle normali, le famiglie cosiddette normali, con un papà e con una mamma. Un papà e una mamma ti fanno magari due figli, uno è eterosessuale e l'altro omosessuale. E allora è tutto qua il problema. I cosi, quelli che hanno un credo forte, un pensiero forte, dicono no, perché poi da una famiglia omosessuale il bambino adottato poi diventa omosessuale. No, non è così, l'ho già spiegato in tanti video che non è così. Intanto prendiamo atto che tutti gli omosessuali che ci stanno a questo mondo sono tutti usciti da famiglie eterosessuali, no? Con un padre e una madre. E poi circa la famiglia monogamica patriarcale, sulla quale ho già parlato a iosa, io vi indirizzo su questa opera che è intitolata L'io diviso. Vedete l'autore, un grande psichiatra, Ronald Lange, L'io diviso, sottotitolo Studio di psichiatria esistenziale. Mi pare, l'ha pubblicato Einaudi nel 1969, e io lo lessi nel 1970-71, mi pare, e ricordo che si trattò di un libro di cui alla radio parlò persino il poeta Pierpaolo Pasolini, e parlò tanto bene, perché si vede che a Pasolini non gli piaceva tanto la famiglia monogamica patriarcale, non gli piaceva tanto la famiglia monogamica patriarcale neanche a questo psichiatra, Ronald Lange, il quale nel suo libro L'io diviso e parla di famiglia schizofrenogena. Ma però di questa paginata, cari amici, la cosa più importante che io voglio esaminare di questa paginata è l'intervento di questo psichiatra. L'ho letto al bar l'intervento di questo psichiatra. Prima che mi dimentichi, io vi vorrei dire che, per esempio, relativamente alla figura del padre, no?
maniera preliminare prima di entrare nel vivo, gli antichi romani che se ne intendevano relativamente alla figura del padre, relativamente alla figura, gli antichi romani che se ne intendevano, tanto è vero che fecero un grande impero, e degli uomini importanti dicevano figlio di una sola madre e di tanti padri. E poi c'è il termine mignotta, 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 brutto fio della mignotta. E sì, è una locuzione romana, a brutto fio della mignotta. E perché il povero Duce non lo sapeva, ma quando istituì, che so, l'ordine dei figli della lupa, per i bambinetti, figli della lupa, io non so se qualcuno gliel'ha detto al povero Duce, ma guarda Duce, che lupa, cioè la lupa. Il povero Duce si riferiva alla lupa, la lupa quella di Romolo e Remo, capito? Guarda che la lupa vuol dire era una puttana, perché non è vero che Romolo e Remo, quando furono messi abbandonati in un cesto sul Tevere, e poi il cesto andò presso la riva del Tevere e lì vennero allattati da una lupa, no! E vennero allattate dalle mignotte. In Roma antica lupa significa mignotta, tant'è vero che i casini si chiamavano lupanari, i lupanari, perché dentro ci stavano le lupe, cioè le mignotte. E guarda che la lupa del Campidoglio, se traduciamo come si deve, è una mignotta, una prostituta, capito? Quindi non lo istituire l'ordine dei figli della lupa, istituisce un ordine diverso, con un altro nome. Non figli della lupa, perché lupa significa mignotta, cioè una che esercita il mestiere della prostituta, perché lì lungo le rive del Tevere, nei tempi antichi, c'erano tante mignotte, tante lupe, tante mignotte, perché il Tevere era molto trafficato, dall'Etruria arrivavano le merci, poi le merci proseguivano verso il sud per la Magna Grecia, e inverso, i mercanti pieni di soldini che si fermavano lì a fare le loro cosine, e qualcuna di queste lupe vide questo cesto con dentro i due gemelli Romolo e Remo, e vennero allattati dalle mignotte, per cui i romani sarebbero i figli della lupa, cioè i figli di una mignotta, mignotta, che poi mignotta, la parola mignotta è nata in un modo particolare, perché quando i bambini venivano abbandonati, questo è roba medievale, però quando c'era la ruota, venivano abbandonati e colui che riceveva il bambino abbandonato registrava, in quella che potremmo chiamare l'anagrafe di allora, filius o filia, filius mater ignota. Ok, mater ignota. Però gli scrivani, per far più presto, invece di scrivere mater, scrivevano soltanto la M, M e poi vicino ignota. Per cui saltava filius mignota, filius mignota. Poi i romani raddoppiano le consonanti ed è diventato mignotta. Vabbè, torniamo al dunque. Ribadendo però che nell'antica Roma delle persone importanti si diceva figlio di una sola madre e di tanti padri. Qua c'è questo simpatico professore Italo Carta, che è un grande psichiatra. È un grande. Allora commenta l'evento, commenta questo psichiatra che si chiama Italo Carta, e addirittura è ordinario di clinica psichiatrica presso l'Università Statale di Milano, e direttore della scuola di specializzazione in psichiatria alla Bicocca. Dice che non si stupisce della notizia, ma che è molto preoccupato. Dice, perché sei tanto preoccupato, psichiatra Italo Carta? E lui dice, perché ritengo che le coppie di omosessuali e quelle di lesbiche, che non solo adottano un bambino, ma si fanno pure ingravidare o inseminare, preparino un grave rischio di patologia per la prole. Ma scusami, professor Italo Carta, che sei collocato così in alto nella piramide del sapere patriarcale, ma dici che tu tutto ciò prepara un grave rischio di patologia per la prole. Ma allora è il tuo collega, questo tuo collega psichiatra, che è molto più importante di te?
è molto più importante di te a livello internazionale, che ha scritto quest'opera e tanti altri. Io diviso studio di psichiatria esistenziale, dove non fa altro che parlare di famiglia schizofrenogena, dove lo metti? Schizofrenogena, dove lo metti? E un grave rischio di patologia per la prole. Come se adesso non ci fossero le patologie della prole relativamente alle famiglie tradizionali, diciamo così, con papà e mamma, come se non ci fossero, no? D'accordo? Non ci sono. E sempre evidenziando che gli omosessuali escono fuori dalle famiglie tradizionali, papà e mamma. E se chissà perché la famiglia tradizionale fatta con papà e mamma, che sarebbe il modello, poi deve partorire figli omosessuali. Chissà perché, non lo dice questo psichiatra. Bene, a che patologie si riferisce? Depressioni, disturbi della personalità e dell'entità. Beh, non ci stanno già, è da tanto tempo. Depressioni, disturbi della personalità e dell'identità. Le schizofrenie sono in ribasso, meno male, sono in ribasso le schizofrenie, no? Allora di che te lamenti? E sono in aumento i borderline, cioè quelli così così, le persone che non sanno più chi sono, le persone che non sanno più chi sono. E esistono studi scientifici che evidenziano questo rischio? Sono stati condotti su figli di coppie gay, soprattutto negli USA, perché il follow up, cioè il controllo a distanza, negli USA è più semplice. È già stata rilevata una serie di disturbi che, sotto il profilo delle teorie psichiatriche, riconducono al collasso della funzione simbolica paterna. E vabbè, ma allora quando c'è stata la prima guerra mondiale, che l'Europa è stata distrutta, nella società che ha partorito la prima, ma poi anche la seconda guerra mondiale, qui c'è stato forse un collasso della funzione simbolica paterna? In tutti i millenni patriarcali che sono costernati di guerre, ma c'è stato forse, è tutto riconducibile a un collasso della funzione simbolica paterna? C'era, no? Il papà c'era, no? E com'è che l'umanità non ha fatto altro che allagare di sangue il nostro pianeta? Lei parla anche per esperienza professionale e personale? Esperienza posteriori, risponde lui, su figli che sono stati oggetto narcisistico della madre. Ho 50 anni di esperienza con psicotici e il fantasma della madre fallica, onnipotente, partenogenetica, è presente nelle menti di molti di questi. Beh, ma io pure, Serafino Massoni, anche se non so psichiatra, io ho conosciuto tante... Cioè, qua lui dice che se manca la figura paterna, lui dice, il figlio cresce sotto l'influsso di una madre fallica, onnipotente, partenogenetica. Ma io ho conosciuto tante donne, belle donne, vedove, anche di 40-50 anni che erano migliori di ventenni, e erano restate vedove, quindi il figlio cresceva con la mamma, bella la mamma, bella, ma quanti ce ne sono di questi casi? Beh, tu puoi impedire forse che una bella donna resti vedova e che magari non c'ha voglia di risposarsi, faccia i comodacci suoi di nascosto, per cui il figlio non sa niente, e questo figlio cresce solo con la mamma bella. Bella, io ho conosciuto delle belle vedove, belle da morire, che ho pranzato con loro e con il loro figliolo liceale. Io vedevo la mamma che al termine del pranzo sbucciava la mela, ne faceva degli spicchi e li metteva in bocca al bambino. Beh, questa era una madre che aveva avuto un marito. Poi il marito è morto precocemente, la bella vedova ha fatto i cavoli suoi di nascosto. E il ragazzo è cresciuto con la sua mamma, ma non era mica una famiglia omosessuale questa. E i casi di madri falliche onnipotente partenogenetiche esistono pure nella famiglia monogamica patriarcale, perché con le guerre, per esempio, le donne restano quasi tutte vedove. E non lo dici questo, che con le guerre
che avvengono nella società con la famiglia tradizionale che tu ami tanto, che con le guerre le donne restano tutte, quasi tutte vedove, e poi per colpa delle guerre succedono queste cose qua, che i ragazzi crescono con una madre fallica, onnipotente, partenogenetica, questo non lo dici, caro? Ma contrastare questo progetto di legge non è una battaglia di retroguardia? Chiede il giornalista. Guardi, ormai queste questioni sono in mano a gruppi di pressione e a politici entusiasti di aumentare il proprio consenso. Dall'aspetto psicologico clinico importa poco a tutti. Che poi ci siano psichiatri che non hanno approfondito la materia, sì, perché l'hai approfondita solo tu la materia. Allora, che poi ci siano psichiatri che non hanno approfondito la materia e si limitano a prescrivere farmaci, un altro conto. Io vedo che la società corre dei grossi rischi. Ma allora di chi era la colpa quando è scoppiata la prima guerra mondiale che ha devastato l'Europa? E di chi era la colpa quando è scoppiata la seconda guerra mondiale che ha devastato l'Europa e pure il mondo? Di chi era la colpa che c'è stato Hitler, il nazismo, c'è stato il povero Duce, il fascismo? Di chi era? È stata forse delle coppie omosessuali che avevano avuto il consenso di sposarsi? Ma non c'erano queste, eppure l'umanità si è sempre autodevastata da sé. Questo non lo dici? Qual è l'aspetto che secondo lei manca di più in una coppia omosessuale per la salute mentale del figlio? Risposta. La violenza fatta alla realtà, con cui il ruolo materno o paterno vengono assunti, e la mancanza del diventare madre o padre per donare il figlio all'altro e stabilire un rapporto di reciprocità e far pressione alla la violenza fatta alla realtà. La violenza fatta alla realtà. Cioè, dice lo psichiatra che l'aspetto più grave della coppia omosessuale, che poi magari adotta anche dei bambini, l'aspetto più grave è che tale realtà della coppia omosessuale che poi adotta è quella di fare violenza alla realtà, perché la realtà dice implicitamente che vuole una coppia fatta soltanto di uomo e di donna. E vabbè, ma ho già fatto l'esempio prima, che con le guerre che si susseguono in patriarcato le donne restano quasi tutte vedove. D'accordo? Ho fatto tanti video su questa faccenda che con le guerre le donne restano quasi tutte vedove. Sono tutte contente di restare vedove le donne. Mi pare che in un antichissimo video evidenziai come in un certo senso i gradi militari, l'onore militare, l'amore di patria fosse stato inventato dalle donne spartane per mandare i mariti a far la guerra e restare poi sole in patria a farsela con i loti e i perieci. Un antico che mi pare che sia intitolato Noi donne spartane, non ricordo. Ebbene, eccolo qua, cari amici, questo è lo psichiatra che esamina le cose. Hic et nunc non ha una prospettiva storica, non si chiede mai quale follia abbia portato l'umanità, per esempio, alla prima guerra mondiale, alla seconda guerra mondiale, a tutte le attuali distruzioni, come se tutte le attuali distruzioni, attuali e passate, derivassero da un assetto della famiglia fatta in maniera omosessuale. Non si chiede queste cose qua. Egli è terrorizzato. E dal fatto che la famiglia tradizionale possa perdere potere. È la famiglia monogamica patriarcale, per cui non posso far altro che ritornare, cari amici, scusatemi, non posso far altro che mostrarvi questa mia opera storico-mitologica, che è tutta incentrata ai tempi della guerra di Troia, ai tempi della vittoria del patriarcato sul matriarcato, ai tempi della nascita della figura del pater familias. Eppure gli antichi romani dicevano, gli uomini importanti dicevano, figlio di una sola madre e di tanti padri, ma il nostro psichiatra queste cose non le sa, cari amici, vabbè dai.
Qua finiamo, cari amici, perché vedo che stiamo andando vicino al 20° minuto. E grazie se mi avete ascoltato, e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.